consigliera Salsi circa la domanda di attualità sul passante ferito per crollo intonaco del portico, a cui la Giunta risponde in forma scritta. Prego. Grazie Presidente. Io rimango sempre abbastanza perplesso sul fatto che in aula non ci sono mai gli assessori a rispondere, mai, quasi mai. E fra l'altro voglio dire su tematiche abbastanza importanti per le quali sarebbe necessario avere oggettivamente delle risposte ceri, perché soprattutto per la successiva domanda di attualità che ho, quando poi la presenterò spiego anche i motivi per cui è fondamentale insomma avere delle risposte chiare. Allora, io ho fatto questa domanda di attualità in seguito alla notizia del portico, del soffitto del portico che è crollato in via Matteotti, dove sono caduti dei pezzi di calcinaccio abbastanza grossi ed è stata ferita anche in maniera lieve una persona, ma è stata comunque ferita. Allora il portico, già sul sito internet del Comune di Bologna, nella parte dedicata alla candidatura patrimonio dell'UNESCO dei portici di Bologna, c'è scritto che appunto il portico è un collettore sociale e funge da servizio per le persone, le copre dalla pioggia e dal sole per andare a fare shopping, quindi ha una funzione particolare. E sappiamo che il portico di Matteotti non è tra i candidati all'UNESCO, ma non per questo la sua funzione sociale deve venire meno o comunque deve essere messa in pericolo. Allora, considerato che i portici in parte sono di proprietà privata ma soggetti al pubblico passaggio, a questo punto per cercare di capire quale sia lo stato manutentivo e come il comune possa per certi versi evitare che si ripresentino delle situazioni di questo tipo che mettono in serio pericolo le persone che vi passeggiano sotto, ho fatto questa domanda di attualità per chiedere appunto quali siano le operazioni che l'amministrazione comunale ha messo o ha intenzione di mettere in campo al fine di evitare episodi di questo tipo. Attendo la risposta scritta a questo punto, nella speranza che arrivi celermente. Grazie consigliera.